sta bit, ci sono state bit. Ricordiamo, la bit è Borsa Internazionale del Turismo. E allora, tu è la seconda volta consecutiva che tu ci vai. Ma io ci vado da 10 anni. Ah, da 10 anni, sì, scusa. Perché, no, ci vado da 10 anni. La saluto, padre, Don Carmelo, grazie. Perché da 10 anni, forse anche da 12, ho imparato a conoscerla 12 anni fa. Da 2 anni fai lo stand. Da 2 anni faccio lo stand, però negli altri anni ho dato sempre il mio materiale. Ma prima di agire bisogna osservare per 10 anni. Esatto. No, bravo, hai detto bene. Ah, però ti spiego perché sono arrivato a fare lo stand. Io ho sempre dato del materiale pubblicitario, sempre e comunque, per la mia città. No, io è stato 5 anni fa quando la regione ha fatto l'ultimo stand, e allora c'era il sindaco Guercio, in uno stand, non dico la cifra perché mi viene una pelle d'oca, quanto hanno speso la regione per fare questo stand, ebbene, non c'era una foto di Cefalù. Sì, questo è una lamentela, cioè una cosa che tu hai notato sempre in questi ultimi tempi, anche quest'anno. Ed è la verità. Allora, quell'anno io ho detto, va bene, ho capito, io voglio fare lo stand della città di Cefalù. Va bene, io amo la mia città, sono malato, non voglio guarire. E da lì è partito l'idea di fare lo stand. Purtroppo, ahimè, noi siamo, io dico sempre che noi dopo il passaggio a livello siamo esclusi. Da ogni tavolo, da ogni progetto cui la regione provincia fa. Questo mi dispiace, ovviamente parlo della comunicazione, io parlo di pubblicità, forse qualcuno ancora, io parlo di pubblicità, comunicazione, immagine Cefalù, fuori Cefalù. Quindi non parlo né di pacchetti turistici né di altre cose che non mi compete. È di tour operator, allora, esatto. Io nel frattempo mi sto sorseggiando un caffè. Ti invito in questo momento. Lo vuoi un pochettino? Se ora lo prendo. Ecco, grazie. La cosa che mi dà molto fastidio, purtroppo, sono tutte queste polemiche. Polemiche secondo me fuori luogo. Poi sento Monsignor, il padre, che ha parlato un momentino fa, di gente che va a cercare lavoro, di gente che è veramente ridotta all'osso. E noi non ci rendiamo conto che se noi dobbiamo lavorare anche per queste persone. Per questo, perché l'economia Cefalù è a terra. Noi siamo ricchi di polemiche, ma di fatti, di concretezza, siamo all'era paleolitica, e questo è inaccettabile, proprio non lo possiamo continuare più accettare, una cosa del genere. Senti Totò, io ti faccio parlare perché so che tu sei, però ti interrompo ogni tanto. Io l'altra volta, domenica scorsa, ci siamo sentiti anche in diretta, tu eri a Milano e io ero qua. E una cosa che mi ha colpito di quello che mi ha detto anche nella borsa, diciamo, la crisi si sente, cioè è venuta, c'è molta meno gente, oppure anche i padiglioni erano di meno rispetto alla volta precedente. Assolutamente sì, rispetto allo scorso anno praticamente c'è stato veramente secondo me un calo del 30-40%, perché a me alla BIT piace girare, andare a vedere gli altri stand, cosa vendono, cosa fanno, cosa non fanno, perché per fare una buona programmazione, per fare una buona promozione, io devo vedere gli altri, che sono secondo me sulla luna, ancora noi siamo qua sulla terra, cosa fanno di buono, e di conseguenza cercare di prendere il meglio e poi proporlo alla mia città. Sono stato pure all'ENIT, ho parlato col direttore generale dell'ENIT, ente nazionale del turismo riconosciuto dal ministero, va bene? E ho visto che c'è un calo, però il calo lo sai da cosa è dovuto? Il calo non è dovuto al fatto che la gente non vuole andare alla BIT, il calo è dovuto al fatto che ci sono altre fiere, compreso Rimini, quindi che vanno quindi in concorrenza, e a volte l'operatore è indeciso se andare alla BIT o andare a Rimini. In questo momento vanno a Rimini perché la BIT purtroppo è troppo costosa. Cioè andare alla BIT ormai è diventato quasi un privilegio. E quindi il comune quest'anno di Cefalù era presente là, era un privilegio, perché in una situazione di crisi economica così devastante, va bene, essere presenti là anche in piccolo è stato importante. Sai quanta gente è venuta, è girata, ha guardato le immagini, ha guardato, non me, perché io insomma, lasciamo stare questo. Abbiamo nel nostro studio poco fa, c'era Franco Turdo, filmato di Franco Turdo che l'abbiamo portato anche lo scorso anno, va bene, dove la gente si soffermava e guardava. Cioè c'era l'immagine del Cristo Pantocratore che io ho voluto a tutti i costi, nei manifesti che io ho fatto. Sai, la gente apprezzava, ma la cosa bella è che molti giovani si fermavano, va bene? Non conoscevano la nostra città, e ti posso garantire che qualcuno dice voglio andare a vedere questa bella città, perché noi lo sappiamo, Armando, tu meglio di me, Cefalù è conosciuta dagli Anta, dai 40, ma i giovani Cefalù la sconoscono.
Quindi noi dobbiamo arrivare anche a convincere i giovani a venire a Cefalù. E secondo te quale potrebbe essere un'iniziativa per cercare di coinvolgere e convogliare i giovani a Cefalù? Ma guarda, l'iniziativa che dico io intanto è mettere da parte queste stupide polemiche che non producono niente. Dico, chi ha voglia di lavorare, uniamoci tutti, facciamoci una programmazione, albergatori, tour operator, agenzie di viaggio, ristoratori, ragazzi comuni. Sai che ci sono stati ragazzi di Cefalù che sono venuti allo stand, i giovani che lavorano e studiano il turismo, che hanno detto, dice Totò, perché non ci unisce e noi vogliamo veramente lavorare per la nostra città? Io sono d'accordo, io problemi non ne ho, specie quando parliamo di giovani che hanno voglia di lavorare, perché hanno voglia di rilanciare questa città. Perché ripeto, come ho scritto su Facebook, noi abbiamo una Ferrari, è senza benzina, nessuno la vuole mettere, tutte la vogliono pilotare, e questo non può andare. No? Cioè, noi dobbiamo veramente svegliarci. Sento pure le polemiche dello Schebert. Diciamo che ci sono state due grosse polemiche. Sì, io non vorrei entrare. No, perché io non entro in polemica. È il giorno delle elezioni, certo. Evitiamo di fare le polemiche perché poi coinvolgono anche le scelte politiche. Certo, ma ci sono state due grosse polemiche. La prima è quella che Cefalù non è stato incluso nell'itinerario religioso, turistico-religioso. E il secondo è quello dello Schebert, perché quelli dello Schebert si sono lamentati che lo Schebert non c'è stata fatta pubblicità. Dello Schebert in questa io voglio risponderti, perché io sono andato a vedere la rivista dove pubblicizzava gli itinerari. Va bene, io ho visto proprio che la zona Madonie, Cefalù Madonie, era zero, non c'era niente. Dico, noi abbiamo il Cristo Pantocratore, abbiamo il santuario di Gibilmanna, abbiamo tanti altri posti da andare a vedere per fare un itinerario stupendo. Perché ho detto, noi non è... Ma la cosa che mi ha fatto rabbia è che la rivista, in copertina, va bene, nella Sicilia c'era l'immagine del nostro Cristo Pantocratore, internamente si escludeva totalmente. Si sconosceva. Cioè, si sconosceva, mi dispiace, l'avrei potuto portarla. Addirittura in due pagine c'è Monreale, ripetuto due volte. Va bene, e questo mi ha dato, io parlo da editore, insomma. Diciamo con delle conosciute strategie di marketing, dove magari praticamente si vuol far credere che quel Cristo Pantocratore è a Monreale, lui ha perfettamente ragione ciò che dice, e qua voleva arrivare. Ora io dico, poi ho parlato con Avanti dicendo lui che non poteva inserire perché non poteva accontentare tutti. Va bene, io sono d'accordo, io non entro in polemica. Ho detto, facciamoci noi un nostro itinerario. Io sto facendo una rivista con 50.000 copie, applicazione, sito internet. Abbiamo tutte le potenzialità, ho detto pure al sindaco, di farci un itinerario e pubblicizzarlo meglio di quello, diciamo, meglio del loro itinerario, perché noi abbiamo il nostro Cristo, che è l'immagine, l'anno della fede, santuario e altri posti sulle Madonie che sono favolosi. Qual è il problema? Sì, però una cosa è fare l'itinerario, no, è un'altra cosa, è fare l'itinerario che è sulla rivista delle opere Pie Pellegrinaggi. Hai perfettamente ragione, hai perfettamente ragione Armando, ma arrivando a questo punto, tanto il nostro itinerario in quella rivista non lo metteranno, quindi lavoriamo noi, quantomeno cerchiamo di comprare la pubblicità su questo itinerario. E questo è quello che voglio dire. Poi per quanto riguarda lo Schebert vorrei dire una cosa, attenzione, è una manifestazione che io apprezzo, lo Schebert tanto, è una manifestazione molto importante per la nostra città, e spero che continui, questa associazione continui a lavorare affinché si migliori ancora di più. L'unica polemica che io non ho accettato allo Schebert, perché sono due, una che forse signora la mia non si scorda, che io lo scorso anno quando sono andato alla BIT di Milano tramite l'assessore al turismo Vito Patanella, dissi loro se volevano partecipare dentro la mia rivista e quindi pubblicizzare lo Schebert, e dopo 15 giorni che ci sono andato dietro ho avuto sempre parere negativo, e l'assessore ne può parlare. Quindi quest'anno non capisco perché questo attacco, nei confronti del comune, che diciamo per una dimenticanza, chiamiamola così, non c'è stato lo Schebert, anche se poi a mezzo video c'era. Ma una cosa che non accetto, che signora Lumia veramente dovrebbe parlare con me in piazza, è quando lui fa una dichiarazione su Cefalù News, forse qualcuno ancora questo non l'ha notato, in cui dice che la Iris Communication ha investito in questi anni in questa manifestazione, e lo dico senza alcun remore, sto leggendo, facendo beneficenza. Cioè, questo un po' mi mortifica come cittadino cefaludese, perché tante associazioni hanno lavorato per la nostra città e non hanno mai detto che hanno fatto beneficenza. Va bene? Quindi questo suo fare beneficenza, io da cittadino cefaludese non lo accetto assolutamente. Va bene? E quindi non facciamo polemica. Infatti sto dicendo, questo suo dire di fare beneficenza francamente un po' mi mortifica come cittadino cefaludese. Ne parleremo.